Never in the field of human conflict was so much hope. Why so much? In so few. Yesterday, December 7th, 1941, a day Bentornati su Parabellum. Oggi ci occuperemo della parte più decisiva della guerra sovietico-polacca, ovvero l'offensiva russa-sovietica su tutto il fronte. I polacchi, dopo aver stabilito un'alleanza con gli ucraini di Petliura e aver catturato Kiev, si sono trovati inaspettatamente a subire un'offensiva per cui non erano preparati ad opera di Simon Budienny e la sua prima armata a cavallo, che dopo aver ricatturato Kiev spingerà dal fronte sud dei polacco-ucraini fino alle porte di Lvov. Allo stesso tempo, al fronte nord e centro-sud, Tukhachevsky e Yegorev stringeranno la morsa verso Varsavia e Lublino. I polacchi condurranno una serie di battaglie difensive molto dispendiose, tallonate dai sovietici. La situazione per i polacchi era disperata. Disorganizzati, demoralizzati e sovrastati nel numero, poterono solo avvantaggiarsi dell'accorciamento della linea del fronte e delle linee di rifornimento. A maggio entrambe le parti si fermarono, l'una per preparare l'assalto finale, l'altra per assestarsi su di una linea difensiva che correva da nord-est di Varsavia fino al Lvov. Pilsudski, capendo la gravità della situazione, inviò a fine giugno il suo primo ministro Vladislav Grabsky e il suo capo di stato maggiore Tadeusz Rozwandowski in missione presso il Concilio Supremo Alleato che si era riunito in Belgio. Gli alleati occidentali promisero aiuti che poi non si materializzarono, specialmente per quanto riguarda gli inglesi, o che arrivarono in ritardo per quanto riguarda i francesi, che però inviarono una missione comandata da Maxim Weygand che aiutò a riorganizzare le cose. Per l'inizio di agosto la ritirata polacca smetteva di essere una rotta e assumeva quella di un ripiegamento organizzato. All'inizio Pilsudski aveva l'intenzione di fermare i sovietici sulle rive del fiume Bug, ma l'avanzata nemica era già passata oltre. Nei primi d'agosto, una delegazione sovietica ed una polacca si incontrarono a Baranivici, ma le discussioni non portarono a niente e quindi l'avanzata russa riprese. Lo scontro decisivo era imminente. Passerà alla storia come il miracolo della Vistula. Correva l'anno 1920. Era la battaglia di Varsavia. Nella notte fra il 5 ed il 6 agosto, mentre i russi avanzavano su tutto il fronte, Pilsudski, dal palazzo Belvedere di Varsavia, concepiva il suo piano. È bene dire che negli anni molte controversie sono nate sul fatto se Iline sia davvero stato l'autore, totale o parziale. Per questioni propagandistiche, e contando che Pilsudski è un eroe nazionale, la questione non è mai stata volutamente appurata. Secondo ricerche più recenti, si evidenziano almeno due teorie. La prima si basa sulle dichiarazioni di Ignazi Paderewski, che per onore di cronaca era avversario politico di Pilsudski e che forse per ingraziarsi gli alleati che videro di cattivo occhio il militarismo ed espansionismo polacco, disse dopo la guerra che l'idea fu di Weygand. Ma fonti molto attendibili fanno notare che in effetti Weygand aveva proposto un piano, ma di ben altra portata. L'idea di base era di subire l'attacco avversario mantenendo una posizione difensiva sulla Vistola di fronte a Varsavia, per poi contrattaccare ai lati con un paio di divisioni per lato. Un piano tipicamente francese e passivo che rifletteva l'esperienza di Weygand della guerra di trincea del fronte occidentale, dove ampie manovre erano impensabili. Tale piano sarebbe probabilmente fallito nel quadro generale o avrebbe ottenuto nel migliore dei casi solo un successo locale. Mentre l'altra teoria, nonché la più accreditata, è che sia stato Rozwandowski a stipulare il piano e che lo stesso venne supportato da Pilsudski, tanto da imporlo anche contro il parere restio degli altri generali, vista la natura rischiosa dello stesso. Il piano di Pilsudski prevedeva di rimanere essenzialmente passivi al nord, subire l'impeto principale e di contrattaccare limitatamente al fine di sfruttare il momento di respiro per accumulare dove possibile quante più truppe al fine di creare una shock force. Al centro, appena al di sopra di Lublino,
con ogni riserva disponibile. Egli intendeva rimpiazzare le truppe rimosse dai fronti nord e sud con volontari, studenti, vecchi, donne, milizia e truppe appena formate, essenzialmente un azzardo. Wegan definì il piano amatoriale. Lo scopo dell'offensiva di Pilsudski era di spezzare il fronte, aggirare le armate sovietiche davanti a Varsavia per attaccare da sud e da est per poi riuscire a tagliare la via della ritirata per Bialystok. Quello che non sapeva è che l'area che scelse per effettuare lo sfondamento era di fatto il punto di giunzione tra il fronte di Tukhachevsky e quello di Yegorev, e che esso fosse debolmente presidiato se non da un paio di divisioni e del gruppo da combattimento Mozir. Ma quale era il piano di Tukhachevsky? Essenzialmente esso ricalcava quello classico che Ivan Paskiewicz usò nel 1831 per sedare la rivolta di novembre polacca, ovvero un attacco in forze sulla città al fine di attirare gli sforzi dei difensori lì ed in contemporanea aggirare la città attraversando la Vistola a nord-ovest, dove il fiume piega verso occidente, al fine di accerchiare la città e attaccarla alle spalle con due armate. Tukhachevsky inoltre voleva tentare anche di attraversare la Vistola a sud per aggirare la città anche da quel lato. Pilsudski era a conoscenza della cosa, oltre a conoscere bene i movimenti dei russo-sovietici, dato che i polacchi avevano decifrato il sistema di messaggi codificato dei sovietici già da settembre 1919. Veniamo alle forze in campo. I polacchi potevano contare all'incirca su 110.000 uomini, mentre i russo-sovietici ne avevano all'incirca 150.000. Per quanto riguarda le forze corazzate, i polacchi avevano circa 200 carri e autoblindo, e i sovietici circa 50 autoblindate. Per quanto riguarda le artiglierie, i polacchi ne avevano circa 500, mentre i russo-sovietici 750. I polacchi inoltre contavano su due squadroni aerei, circa 200 apparecchi, mentre i russi avevano solo pochi aerei sparpagliati fra le divisioni per scopi di ricognizione. E per le mitragliatrici pesanti, i polacchi ne avevano circa 1800, mentre i sovietici 2600. Inoltre, i polacchi potevano contare su 4 treni corazzati, mentre i russo-sovietici nessuno. Ed eccoci qui al preludio, ovvero la disposizione dei due eserciti all'incirca fra il 7 e l'8 agosto. A sinistra, ovvero ad ovest, abbiamo schierato i polacchi, comandati da Pilsudski, essenzialmente divisi in tre fronti, nord, centro e sud. E a destra, ovvero ad est, abbiamo i russo-sovietici, comandati a nord-nord-est da Tukhachevsky, mentre il fronte centro e sud-est è comandato da Yegorov, mentre all'estremo sud-est troviamo Simeon Budienny e la sua prima armata a cavallo. Analizziamo meglio i fronti da vicino, visto che ci servirà per capire la situazione strategica ora e quella tattica dopo. Cominciamo dalla disposizione polacca partendo da nord-ovest. Al comando delle armate polacche, Józef Pilsudski, al momento a Varsavia. Il fronte nord è controllato da Józef Haller, che dispone della prima armata di Franciszek Latinik, disposte direttamente attorno e davanti a Varsavia. Inoltre vi è la quinta armata di Władysław Sikorski, che con le sue divisioni protegge il fianco sinistro più a nord della città, dove il fiume Vistola piega ad ovest e dove vi è la fortezza di Modlin. Al centro, nella parte nord, quindi a sud di Varsavia, abbiamo Edward Ritz-Żmigły, al comando del fronte centrale che dispone di due armate, la seconda di Bolesław Roża e la quarta di Leonard Skierski. Poco più a sud, ma sempre facente parte del fronte centrale, vi è la terza armata di Zygmunt Zielinski, schierata davanti a Hermno, con una divisione addizionale ucraina, la sesta, in arrivo di rinforzo dal fronte sud. Infine abbiamo il fronte sud, a protezione di Lvov, comandato da Władysław Iwaszkiewicz, che dispone della sesta armata di Władysław Jastrzębski, schierata a protezione della città di Lvov. Il fronte, inoltre, è rinforzato dalle divisioni ucraine di Simon Petliura, che proteggono il fronte più meridionale attorno alla città. I polacchi essenzialmente hanno un fronte equilibrato, con due armate a nord, molto vicine ed imperniate su Varsavia, tre armate centrali, in grado di rinforzare le ali, se necessario, e due armate a sud, attorno a Lvov. Passiamo quindi al lato russo-sovietico
che invece ha essenzialmente solo due fronti, gestiti da due comandanti in modo completamente autonomo, con due obiettivi geograficamente opposti e divergenti. Al centro vi sono poche unità, come vedremo nei dettagli fra poco. A nord abbiamo Mikhail Tukhachevsky, che comanda il fronte nord-nord-ovest e parte del fronte che per i polacchi ricopre anche il centro. Egli dispone di quattro armate, un corpo di cavalleria ed un gruppo da combattimento chiamato Mozir. Vediamoli nel dettaglio. A nord-est dispone del terzo corpo a cavallo, comandato da Gaia Dmitrievich Gai, subordinato e facente parte della quarta armata di Alexander Shuvayev. Direttamente schierati contro Varsavia abbiamo la quindicesima armata di August Ivanovich Kork e la terza armata di Vladimir Lazarevich. Esse compongono il grosso delle truppe che assalteranno direttamente Varsavia. Poco più a sud abbiamo la sedicesima armata di Nikolai Sologub, che in parte parteciperà all'attacco principale ed in parte proteggerà il fianco sinistro del gruppo di armate nord di Tukhachevsky. E nella parte più meridionale del fronte di Tukhachevsky vi è il gruppo da combattimento Mozir, composto da una sola divisione, la 57esima, ed una brigata, la 139esima. Questo debole raggruppamento rappresenta l'unico collegamento e schermo difensivo fra il fronte nord e il fronte sud dei sovietici, e come vedremo si rivelerà il tallone d'Achille dell'intera operazione. Passando al fronte sud, esso era comandato da Alexander Yegorev, che disponeva della 12esima armata di Gaspar Voskanov, nella sua parte più a nord, schierata attorno alla città di Kovel, e della prima armata a cavallo di Simeon Budienny, schierata tra Luk e Dubno, che aveva inoltre altre 5 divisioni schierate più a sud, sul fronte più meridionale di Lvov. In questa modalità vedremo la situazione totale dei vari fronti e i suoi sviluppi al fine di avere una visione d'insieme di ciò che sta accadendo. Ed ora passiamo alla parte tattica, ovvero la prima fase, quella difensiva, sul fronte nord della battaglia di Varsavia. Ed eccoci alla battaglia di Varsavia, intorno fra il 9 e il 12 agosto. Le truppe sovietiche della 15esima e 3ª armata stavano sopraggiungendo a Vyshko, una piccola città 40 km a nord-est di Varsavia. Dietro di loro, e poco più a nord, vi erano la 4ª armata e il 3º corpo a cavallo, e poco più a sud la 16esima armata, in totale circa 20 divisioni. Intanto le truppe polacche si erano assestate sul fiume a sud della cittadina e a nord di essa. Si trattava essenzialmente di 6 divisioni. La mattina del 9 agosto le divisioni russe cominciarono ad avanzare e a forzare tutta la linea. La 10ª divisione di Zeligovsky venne investita da 3 divisioni e cominciò a ritirarsi. Il resto della linea difensiva tentò di resistere per tutta la giornata del 9, ma sovrastati nel numero e bersagliati dall'artiglieria, furono costretti a ritirarsi, avendo anche notizia di armate nemiche a nord e a sud che stavano aggirando e quasi tagliando la loro via di ritirata. Polacchi, sovrastati nel numero dalla 3ª armata, dalla 15esima a nord e dalla 16esima sopraggiungente da sud-est, si ritireranno fino ad assestarsi nei sobborghi di Varsavia e facendo cardine sulla città di Radzymin. Tanto da nord sopraggiungeva anche il 3º corpo a cavallo di Gai e la 4ª armata, che tentavano di aggirare la città da nord-ovest. I polacchi ripiegarono su Radzymin, che sarà luogo degli scontri più duri tra il 10 e il 12 agosto. La città verrà persa, ripresa e ripersa più volte. Haller impiegherà anche 2 plotoni di carri armati Renault e 2 treni corazzati. Ma non vi fu nulla da fare, le forze russo-sovietiche erano troppe
e riuscirono a scacciare la divisione lituano-bielorussa dalla città. Ma non si danno per vinti. Dopo qualche ora si riorganizzano e la prima divisione lituano-bielorussa contrattacca per riprendere la città, supportata dalla 17ª divisione di Stanislav Tapsta, e riescono a scalzare per qualche ora i russo-sovietici riprendendo il controllo di Urajmin. Ma i russi, passata qualche ora, tornano al contrattacco e, aiutati anche dall'artiglieria, riescono a scalzare di nuovo la prima divisione bielorussa e la 17ª da Urajmin. A questo punto i polacchi, resosi conto che non erano più in grado di mantenere le posizioni, contraggono tutto il fronte, dato che anche da est stava sopraggiungendo la 16ª armata che, avendo sfondato il debole fronte centrale polacco, ora puntava verso Varsavia. I polacchi verranno sospinti fino alle porte del quartiere Praga, ovvero la zona a nord-est di Varsavia. Entrambi gli eserciti a questo punto stabilizzeranno le linee sulle posizioni che manterranno per i prossimi due giorni. Intanto, da sud arrivavano pochi rinforzi a Varsavia, ovvero la 18ª divisione di fanteria e la 9ª brigata di cavalleria. E per quanto riguarda il fronte nord, ovvero quello di Varsavia, per il momento è tutto. Il fronte centrale veniva investito dalla 16ª armata del fronte centrale e del gruppo Mozir da nord-nord-est e da parte del fronte sud-est di Yegorev, con elementi della 12ª armata di Voskanov, che arriveranno da est. La linea polacca era assestata per lo più nei maggiori centri abitati dove possibile. Intanto la 18ª divisione nelle retrovie era diretta verso Varsavia. Quarta, la 14ª, la 16ª e la 21ª divisione da montagna verranno impegnate duramente da quattro divisioni sovietiche supportate da elementi delle divisioni in seconda linea e quindi furono costrette a ritirarsi dopo due giorni di scontri molto cruenti. A questo punto i russi stabilizzeranno un nuovo fronte e disimpegneranno il grosso della 16ª armata, che andrà a premere verso Varsavia, ritirando la 2ª, la 27ª, la 10ª e la 17ª divisione, lasciando solo un debole schermo a coprire il fianco sud, composto dall'8ª divisione ed il gruppo Mozir con la sua 57ª e la 139ª brigata in riserva. Intanto anche il resto del fronte a sud-est veniva ingaggiato. La 7ª divisione manteneva saldamente Hermno. Intanto al fronte giungevano rinforzi. La 6ª divisione ucraina andava a rinforzare la 3ª polacca, mentre le divisioni di cavalleria da Zamość andavano verso il fronte centrale al fine di formare la Shock Force, seguite dalla prima divisione legionaria che abbandonava il fronte sud e Hrubieshov e la seconda divisione legionaria in arrivo dalle retrovie. Tutto era pronto, mancava solo Pilsudski. Il dado era tratto. E per quanto riguarda il fronte centrale, per adesso è tutto. Essenzialmente, l'intenzione del fronte sud attorno a Lvov era di rimanere sulla difensiva e impegnare quante più truppe possibili al fine di agevolare, sebbene in modo indiretto, le offensive a nord e soprattutto quella centrale. Considerando l'esiguità delle forze polacche nell'area, composte per la maggior parte da brigate, operarono realmente un altro miracolo. Vi è da dire che furono largamente supportate dalle divisioni ucraine, che combatterono con particolare foga e non cedettero mai. Le truppe della prima armata a cavallo di Simon Budienny approcciarono la città da est e da nord-est, assestandosi in una posizione speculare a quella delle forze polacco-ucraine. Mentre cominciavano gli scontri, la prima divisione legionaria e le cavallerie attorno a Zamość si spostavano al fronte centrale per andare ad aggiungersi alla Shock Force. La prima divisione di cavalleria di Julius Rommel, attaccata da due divisioni, una di fanteria e una di cavalleria, mantenne la posizione e riuscì a respingerle. La 10ª brigata, investita da due divisioni, fu costretta a retrocedere, ma di poco. A
Anche la nona e la 26esima brigata, attaccate da una divisione di cavalleria ognuna, indietreggeranno fino ai sobborghi di Lvov. Il resto della linea, soprattutto le divisioni ucraine, subiranno tentativi di sfondamento, ma reggeranno il colpo praticamente senza cedere alcun terreno. Il fronte sud, in sostanza, aveva assolto il suo ruolo, avendo subito l'attacco di quella che forse era la migliore delle armate russo-sovietiche, e lo aveva fatto bene. Per quanto riguarda il fronte sud, per ora è tutto. E veniamo alla situazione fra il 12 e il 14 agosto. Dopo gli scontri difensivi avvenuti su ogni fronte, i polacchi contraevano la linea e intanto organizzavano quella che sarà la controffensiva. In preparazione di ciò, la quinta armata di Sikorsky spostò le sue divisioni a nord-est di Modlin. L'ottava a cavallo, la 17esima, la 18esima di fanteria, la divisione Ochotnitsa e la 18esima brigata come riserva. Esse avrebbero composto il nucleo dell'offensiva contro la 15esima armata di August Ivanovich Kork. Mentre la quarta armata sovietica, e specie il terzo corpo a cavallo, si erano spinti molto ad ovest, aprendo un varco fra loro e la 15esima armata. Gli ordini di questa armata erano di spingersi a ovest finché non avessero ricevuto l'ordine di Tukhacevskij di piegare verso sud e attaccare Varsavia alle spalle. Intanto, al centro, in accordo col piano di Pilsudski, organizzarono la Shock Force. Sottraendo forze da Varsavia, dal fronte sud, e utilizzando come rinforzo le ultime divisioni ancora non impiegate che arrivarono dalle retrovie, come la prima divisione legionari e la seconda, alcune tra le truppe migliori che la Polonia disponesse, dato che erano originariamente facenti parte della Blue Army di Haller e quindi ben addestrate ed equipaggiate. A questo si aggiunsero due divisioni di cavalleria e una divisione di fanteria ucraina, la sesta. Inoltre attinsero alle poche riserve del fronte centrale, ovvero la quarta brigata a cavallo e la 12esima brigata di fanteria, portando tutta questa massa sulla linea del fronte assieme alle unità originarie che già tenevano le posizioni. Il 15, come vedremo, verranno raggiunte da Pilsudski, che ne prenderà il comando direttamente. Mentre a sud, ormai pressati, attorno a Lvov, i polacco-ucraini si preparavano alla difesa con lo scopo di tenere impegnate quante più truppe nemiche possibili, al fine di facilitare l'offensiva programmata del fronte centrale. Ripartiamo dal fronte centrale. Tutte le unità sono in posizione. È il 15 agosto. Pilsudski rassegnerà le dimissioni in una lettera nel caso morisse nell'offensiva. Così garantiva una continuità allo Stato e al comando dell'esercito. La Shock Force, o meglio la Grupa Andersenyova, era pronta. Una mano di poker, un all-in, che avrebbe significato la vittoria o la rovina della Polonia e di Pilsudski, che non era né ben visto in Occidente né in Russia, ovviamente. Nessuno avrebbe scommesso sulla Polonia. Gli alleati consigliavano da mesi di rassegnarsi alla sconfitta e di scendere a patto con i sovietici. Ma la storia, come sappiamo, è piena di colpi di scena e di miracoli. A sinistra, la 12esima brigata ingaggia l'ottava divisione di Gribov, che tenta di resistere sulle sponde del fiume, ma la seconda divisione legionaria polacca lo attraversa e la costringe alla ritirata. Tanto al centro, la 14esima e la 16esima ingaggiano la divisione di Koliada, che viene annientata. A destra, il gruppo Mosir viene investito da tre divisioni supportate dall'artiglieria e dagli ulani polacchi, che ne decimeranno le truppe in pieno panico. Sull'estrema destra, la 58esima di Popov viene caricata dalla cavalleria polacca, che riconquista Vlodava. La 58esima si defilerà con oltre il 70% di perdite per non tornare mai più sul campo. Entrambe le cavallerie polacche a questo punto convergono su Bzhesh, dove c'è solo la 139esima brigata, che si ritirerà in totale caos. Durante i combattimenti, da sud la 6ª divisione ucraina e la 3ª divisione polacca, sfruttando lo sfondamento, si erano intanto spostate nella breccia al fine di allargare e quindi separare ulteriormente i fronti russo-sovietici,
ed anche per proteggere il fianco destro dello sfondamento. Polacchi ora rimaneva una sola cosa da fare: convergere su Varsavia e attaccare i russi da sud-sud-est e tagliare la strada della ritirata per Bialystok con la cavalleria. Da Varsavia, la quinta armata di Sikorsky andava ad assumere le posizioni di partenza per effettuare la controffensiva, e proprio mentre questo accadeva, intanto a nord-ovest, la quarta armata, del corpo a cavallo di Gai, si allontanavano sempre più ad ovest in attesa dell'ordine di Tukhacevsky. I polacchi ingaggiarono la 15ª di Korg su tutta la linea e successe qualcosa di inaspettato. Il 203° reggimento di Ulani, che si spinse troppo a fondo, si imbatté per sbaglio, forse in un centro di comando della quarta armata e nella sua stazione radio, mettendola fuori uso. Questo si rivelerà cruciale, dato che quella stazione in particolare era quella che faceva da tramite per gli ordini emanati da Tukhacevsky. In essenza, il terzo corpo di Gai e la quarta armata non riceveranno mai l'ordine di convergere su Varsavia, allontanandosi sempre di più. Gli Ulani attaccano la 33ª divisione di Stig, che si scompagina e cessa di esistere. Da qui parte un effetto valanga. Anche la quarta e la 16ª collassano. La 15ª armata comincia a ritirarsi su tutto il fronte, inseguita dalla quinta armata polacca. Anche l'11ª divisione russa cessa di esistere sotto la pressione della 18ª brigata e della 17ª divisione. Con la notizia del cedimento del fronte destro russo-sovietico, le unità a guardia di Varsavia cominciano a spingere. L'11ª divisione di Zavadzky distrugge la 27ª divisione di Putna, che perde la coesione. Tutto il fronte preme, i russi sono costretti a retrocedere e a riorganizzare il fronte. Da sud arrivano cattive notizie. Pilsudski ha sfondato, Pilsudski è qui. Da sud-est di Varsavia la shock force è arrivata ed è il colpo di grazia. I russi, già duramente provati, si limiteranno solo ad azioni di retroguardia. La maggior parte abbandonerà le armi e si darà alla fuga o tenterà di ripiegare su Bialystok. È il caos. Un ultimo tentativo di mantenere la linea viene fatto, ma invano. La 16ª armata e quello che rimaneva delle altre non riuscirà a contenere l'impeto polacco e, minacciata da entrambi i fianchi, comincerà prima a vacillare e poi a degenerare in una rotta totale. I polacchi inseguiranno, specie con la cavalleria, fino a Bialystok, catturando moltissimi soldati e combattendo occasionalmente con le poche truppe che ancora avevano una coesione. Varsavia era salva. Il miracolo era compiuto. E veniamo alla situazione finale, ovvero dopo l'offensiva. Essenzialmente a nord la quinta armata sfonda verso la 15ª armata, che si ritira nel caos. La quarta armata, intanto col terzo corpo, fuggono ad ovest fino in Pomerania, non ricevendo mai l'ordine di convergere su Varsavia. Essenzialmente svaniscono 10 divisioni. Alla 15ª armata rimane una divisione, la 56ª, ed una brigata, che tenteranno di fuggire verso Bialystok, ma finiranno per lo più catturati dalla cavalleria polacca che li precederà. La terza armata, al centro, conserva le 3 divisioni, ma perderà oltre il 70% degli effettivi, tentando di ritirarsi. La 16ª armata sovietica, colpita in pieno dallo sfondamento di Pilsudski, perderà la 27ª divisione e le altre ripiegheranno in pieno scompaginamento, e soltanto il 30% degli effettivi raggiungerà le file russe. Il gruppo Mozir e la 57ª divisione, che erano proprio sul punto cardine dello sfondamento polacco, verranno annientate. I superstiti del gruppo Mozir fuggiranno verso Bialystok e verranno catturati dalla cavalleria polacca sopravanzante. Sul fronte sud-centro, la 7ª divisione rimane a guardia di Hemno, mentre la 6ª divisione ucraina e la 3ª polacca si infilano anche loro nella breccia in modo da ampliare ancora di più la spaccatura fra i fronti sovietici. La 58ª divisione sovietica si defila.
Yegorev, vista la situazione, ordinerà un graduale ritiro. Solo Budienny, al sud, rimane attivo e continua ad attaccare, ma con pochi progressi. Gli ucraini faranno pagare ogni metro, e quando giunge notizia del disastro, anche alla prima armata viene ordinato di ritirarsi. Il 18 agosto, Tukhachevsky, dal suo quartier generale, ora spostato a Minsk, realizzando la portata della sconfitta, ordinò ad ogni fronte di ritirarsi, dato che voleva formare una linea difensiva e accorciare la sua linea logistica, e quindi riguadagnare l'iniziativa. Ma ormai la situazione era irrecuperabile. I polacchi della Quinta Armata stavano rincorrendo la cavalleria russa del Terzo Corpo, fin quasi in Pomerania, e il resto delle armate polacche marciavano a tappe forzate verso Bialystok, intercettando e tagliando la via di ritirata di ciò che rimaneva della 16ª Armata Sovietica, ingaggiandola due volte ed infine forzando alla resa la maggior parte dei suoi componenti. Le armate russo-sovietiche del centro e centro-sud avanzarono non sapendo che le altre armate erano in piena ritirata, e quando vennero attaccate persero la loro occasione e disbandarono. Solo la 15ª Armata cercò di obbedire, ritirandosi gradualmente, schermando le altre truppe in totale caos. Per il 21 agosto ogni resistenza russo-sovietica cessava di esistere. Il fronte e l'armata erano collassati. La parte sud, ovvero l'armata di Simeon Budienny, che tentò di assediare Lvov, fu costretta a ritirarsi e venne ulteriormente sconfitta nella battaglia di Komarov il 31 agosto e poi quella di Hrubieszow a metà ottobre. A questo punto i polacchi avevano raggiunto Tarnopol e l'armata di Budienny era talmente ridotta male da non rappresentare più un pericolo. Veniamo a un sunto finale della battaglia. Vediamo le perdite. I polacchi ebbero circa 5.000 morti e 26.000 feriti e 10.000 dispersi o catturati, ovvero oltre un terzo dell'esercito. Per i russo-sovietici invece fu una disfatta totale, circa 20.000 morti, 30.000 feriti e 65.000 prigionieri, di cui circa 30-35.000 internati in Prussia, essendo scappati in territorio tedesco. L'armata di Tukhachevsky era in pratica svanita, oltre l'85% di perdite in un modo o nell'altro. I polacchi inoltre catturarono centinaia di artiglierie e un migliaio di mitragliatrici pesanti ed altro equipaggiamento. Alla fine Tukhachevsky riuscì eventualmente a riorganizzarsi verso settembre e stabilire una nuova linea vicino Grodno, ma i polacchi fra il 15 e il 21 settembre sconfissero questa improvvisata linea nella battaglia del fiume Niemen. E dopo la battaglia di Zara, dove i russi vennero sconfitti di nuovo, esausti entrambi i lati, il 12 ottobre, sotto pressione da parte di Francia e Gran Bretagna a consentire ad un cessate il fuoco. Il 18 marzo 1921 fu firmato il Trattato di Riga che poneva fine alle ostilità. I confini ricalcavano quelli dell'ultima avanzata polacca e andavano da Vilnius a Lvov. Per quanto riguarda gli alleati ucraini, vista la pace fra polacchi e russi, persero ogni speranza e si sfaldarono. Pletiura scappò prima in Romania e poi in Francia, dove fondò un giornale nazionalista per gli esuli ucraini. La propaganda russa aveva descritto la caduta di Varsavia e della Polonia borghese, bourgeois, come imminente, e anche gli alleati occidentali la diedero per spacciata. Il nazionaldemocratico e deputato Stanislav Stronsky coniò una frase che rimase nella storia, il miracolo della Vistola. E come successe nell'assedio di Vienna del 1683, i polacchi salvarono l'Europa ancora una volta. E anche per questa puntata è tutto. Spero vi sia piaciuta. E se avete avuto la pazienza di arrivare fino a qui, grazie. E arrivederci alla prossima, qui su Parabellum.